oggi è un'apertura che è il simbolo del cambiamento della città. Un cambiamento che elimina le zone privilegiate, elimina chi crede di poter mantenere privilegi e permette alla città di riappropriarsi di spazi per i propri cittadini e per fare economia. Il cambiamento della città è iniziato 6 anni fa. Lo dimostrano i dati economici che, usciti da pochi giorni, dimostrano tutti i dati positivi che ha la città di Imperia sulle presenze turistiche, sulle attività commerciali, sul terziario, sulle piccole imprese imprenditoriali o le aree. Questo è il simbolo oggi di un'area che ha enormi potenzialità e che è rimasta per troppo tempo fermo. Nel 2018 là era chiuso tutto questo spazio di banchina Icardi. 2018 eravamo a 0 metri quadri di utilizzo di questo spazio. Abbiamo aperto e sono diventati disponibili alla città 1500 metri quadri. Su questi 1500 metri quadri si sono fatti eventi, occasioni di incontro e quindi attirando persone, cittadini, nelle attività commerciali di Oneglia. La banchina Cuneo, la calata, non faceva economia. Oggi è diventato un punto di attrazione di Imperia. Abbiamo messo ordine per far passare anche la ciclabile, che i pedoni possono passare agevolmente. Abbiamo demolito una casa obbrobriosa che non c'entrava nulla lì dentro, che era utile forse in un passato, ma la città cambia ed è cambiata. Abbiamo fatto il nuovo posteggio in Largo Cristino, dove abbiamo privilegiato nella prima parte gli esercenti commerciali, i turisti che devono fare compere, e abbiamo ottenuto in questi 5 anni in quel territorio l'aumento di 70 posti auto. Dalla parte verso Porto Maurizio è in fase di ultimazione l'ulteriore allargamento che nel totale, nei 6 anni, ha portato ad un aumento di 200 posti auto in questa zona. In buona sostanza, questa zona onegliese, che ha enormi potenzialità, ha avviato un percorso di cambiamento molto forte. Ma adesso c'è il secondo tempo. Quest'area che abbiamo aperto adesso è diventata 0-2018, 2019-1500 metri quadri, oggi 6.000 metri quadri. Che sono a disposizione della città per tutto ciò che vogliamo costruire in questo territorio per attirare i nostri turisti che fanno economia. Come ogni cambiamento, si eliminano privilegi e si scelgono le linee di sviluppo che danno più economia. In questi mesi ho girato molto in questo territorio e credo sia utile che vi facciate anche un giro voi per vedere. È un deposito di roba abbandonata. Ci sono barche abbandonate da decenni. È un'area di una valenza strategica per la città enorme, oggi assolutamente inutilizzata. Quindi quello che vediamo oggi è l'ulteriore passo avanti in questo rione onegliese, ma che proseguirà molto presto in altre zone di questo genere. Ad esempio, questo deposito del cemento nulla c'entra più con la storia nostra, non fa economia, non dà lavoro se non minimale, e quindi sarà trasferito e ha avuto già l'ordine di smantellamento. Così come quella casa bianca che abbiamo già approvato e che ha approvato anche tutte le autorità superiori, sarà demolita, perché nulla ha a che fare più con quest'area, che deve essere invece
potenziata per fare economia alla città. Non c'è dubbio che il cambiamento significa adeguarsi alle nuove realtà. E le nuove realtà non possono che farci ricordare un passato importante. Ma noi non piangiamo sul passato. Il passato lo dobbiamo ricordare, come abbiamo fatto stamattina, con Largo Terrizzano laggiù in fondo, con lo scalo, con la storia di questa importante Maestri d'Ascia di Oneglia. Ma non è che possiamo piangere su cose che non ci sono più, che sono superate dai tempi. È il compito della mia amministrazione, con i miei ottimi collaboratori, è quella di cambiare ed eliminare privilegi. E non ci fermeremo davanti a nessuna critica, ma disponibili ad accogliere chi si vuole adeguare al cambiamento e ci fa proposte per nuove soluzioni dei loro insediamenti. Nulla di diverso potrà essere. Così come al nostro orizzonte a Levante, quella zona ferma, non utilizzata, in quell'angolo meraviglioso, il comune di Imperia la sta acquisendo al suo possesso e dovrà diventare un luogo importante, significativo, per attirare cittadini e turisti e non per rimanere una cosa inutilizzata. Concludo dicendovi che ogni cambiamento porta progresso se ben individuato. Noi ci auguriamo che la nostra storia, che è quella turistica collegata all'olio e al nostro entroterra, possa portare benessere ai nostri cittadini. Ma per fare questo sono finiti i privilegi di chi crede di essere sempre fermo su antichi fasti che oggi non ci sono più. Vi ringrazio. Ecco, dal punto di vista del contenzioso da parte di Ghiacciamento, da parte di pescatori, lei si aspetta reazioni, si aspetta qualcosa o ritiene no? Siamo in uno stato democratico, ci sono chi ha la competenza di decidere e decide. E c'è il cittadino che, se non condivide, può dire a tutte le vie legali che ritiene migliori. Ma questo non è il tema. Il tema è il cambiamento. E questa è una città che, dopo un periodo prima di stagnazione e poi negli ultimi 10 anni, prima del 2018, assolutamente di recessione, è una città che si sta sviluppando. E certamente non ci possiamo far fermare da chi vuole difendere piccoli privilegi. I privilegi non ci sono più da quando c'è l'amministrazione Scajola, punto. Chi ritiene di fare proposte troverà in comune la stuoia verde, il tappeto rosso per poter entrare e fare proposta di investimento, ma no a mantenimento di privilegi.